Maria Luisa Centra è la presidente dell'associazione Amici del Viale, quartiere Ferrovia. Continuano le lamentele, perché? Perché la situazione non cambia, anzi peggiora. Perché i vigili che vengono stanno qualche minuto e vanno via, non risolvono la nostra situazione. Perché l'apertura continua di altri negozi stranieri continua a creare una situazione di ghetto, perché ormai qui, se lei si fa un giro, cioè non sono solo parole, si faccia un giro e veda se c'è una merceria, un parrucchiere, un asilo. Per noi non esiste più niente. Ma vabbè, allora diciamo, questo è un quartiere che ormai non è più un quartiere italiano, ma almeno si rispettassero le regole minime di civiltà, almeno si conferissero i rifiuti in maniera decente. Se lei guarda i cassonetti, le scatole sono tutte... Cioè, c'è una situazione di caos enorme, c'è una situazione di degrado enorme, c'è spaccio, c'è prostituzione e tra l'altro i rifiuti, oltretutto, invadono le strade, questo chiaramente con topi, piccioni. Insomma, noi non ne possiamo più e penso che i comunicati stampa che vi arrivano siano a ripetizione. Ma vox clamantis in deserto, perché qua... È alla radice che bisogna intervenire, cioè vediamo di fare una delibera che ferma queste attività. Si può fare. In altre città... Da Palazzo di Città non arriva nessuna risposta? No, sono arrivate altre due nuove aperture da Palazzo di Città, questo è arrivato per noi, nient'altro. È vero che la gente la sera ha paura di passeggiare sul viale? La gente non viene, ma lo sa che a noi dicono, ah, dove abitate? Là, ma come fate? Cioè noi siamo ghettizzati nel ghetto. Noi, se qualcuno deve venire a casa a fare una visita, dice, beh, vabbè, però vediamoci a piazza Padre Pio. La gente non viene. Qua ragazzi giovani che devono scendere la sera, i genitori stanno tramortiti. Perché lei non ha idea, gli ubriachi, le risse, ma i marciapiedi pieni di merce, di scarpe, box occupati. Cioè qua siamo allo sbando, qua ci vuole un posto di blocco fisso. Noi abbiamo bisogno di una pattuglia che almeno per 2 o 3 mesi stia H24 a vigilare questa zona. Almeno per togliere tutto questo disastro, forse, non lo so.